Marco Pompetti, un altro gol, il secondo stagionale dopo quello bellissimo a Chiavari, un gol che ha portato un punto pesante in una partita difficile. Ma sicuramente sì, sono contento per la prestazione personale, per la prestazione di squadra. E sicuramente abbiamo fatto una buona prestazione, come ogni partita c'è qualcosa che possiamo fare meglio, ma abbiamo fatto tante cose buone come in queste ultime quattro gare. Stiamo vedendo nelle ultime settimane un Pescara che sembra essersi più calato in questa categoria, in questo campionato. Ci avete messo un po' di tempo, però oggi il Pescara è un Pescara diverso. Ma sappiamo che comunque in questa categoria non sempre, diciamo, vince chi ha più qualità. Noi siamo una squadra comunque di qualità con ottimi giocatori, però abbiamo visto durante il corso di questo girone di andata e questa prima partita di ritorno che non sempre, diciamo, possiamo fare gli splendidi oppure, diciamo, giocare bene al calcio. Certe volte dobbiamo essere anche un po', magari un pochino più sporchi per cercare un pochino più di concretezza. Ora ci saranno le vacanze, si chiude il 2021. Marco Pompetti, cosa si aspetta dal nuovo anno a livello personale e a livello di squadra? Ma per quanto riguarda il livello di squadra, di ripartire così come stiamo facendo adesso è ancora meglio, perché comunque ripartire con slancio, facendo vittorie, è sempre importante, fa bene a tutti, fa bene al gruppo, fa bene a tutti quanti. Per quanto riguarda il livello personale, devo sicuramente migliorare, voglio fare ogni partita meglio e dare il più possibile il contributo alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Per chiudere, l'ultimissima, sei diventato il leader di questa squadra, sei ancora giovane, però insomma si vede la stoffa del giocatore capace di portare per mano una squadra. Ma no, ma secondo me ci sono tantissimi giocatori dentro il nostro gruppo che sono oltre ottimi giocatori, ma con grande personalità. Io faccio semplicemente quello che reputo di saper fare, quello che mi chiede il mister, cerco di interpretarlo al meglio e poi spero sempre che le cose vadano bene.